si è svolta presso la sala riunioni dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico di Isca una conferenza stampa per presentare il servizio di raccolta differenziata. Presidente, quali sono i comuni che hanno aderito all'iniziativa? Allora, i comuni sono quelli di Badolato, di Isca, di Sant'Andrea, di San Sostene e di Davoli, quindi come vedete tutti comuni confinanti e quindi la fortuna di avere questo servizio in un territorio omogeneo. Hanno di fatto costituito questi comuni, conferendo la loro questa funzione all'Unione dei Comuni, un aro, un ambito di raccolta ottimale che la legge prevede. Oltre a questo, come sapete, trasformeremo la raccolta e il conferimento dei rifiuti da un sistema indifferenziato a un sistema differenziato. E oggi possiamo presentare ai cittadini di questi 5 comuni un ottimo risultato di un lavoro che è partito da lontano e sicuramente potevamo arrivare i primi, ma siamo arrivati i primi per quello che abbiamo costituito, cioè un aro, come siamo i primi come Unione dei Comuni nella provincia di Catanzaro, che oggi, come sapete, entro il 31 dicembre tutti i comuni inferiori ai 5.000 abitanti sono obbligati ad associare le loro funzioni o mediante unione dei comuni o convenzioni. Quindi noi siamo orgogliosi e ringraziamo gli uffici, i responsabili, i funzionari e i dirigenti che hanno lavorato a questa operazione e nei prossimi mesi, con l'apertura delle scuole, ci saranno una serie di iniziative anche attraverso le scuole per poter educare le persone a rispettare quello che è la raccolta e soprattutto fare la differenziata secondo quelle che sono le indicazioni che la impresa e la società che ha vinto l'appalto ci dirà attraverso una serie di locandine, di opuscoli, e soprattutto avremo un'email e un numero verde dove i cittadini potranno chiedere e fare tutte le segnalazioni e avranno un'immediata risposta. Direttore, nel suo intervento si è soffermato sulla creazione di un'idea. In altre parole, bisogna lavorare, ha detto, per far capire ai cittadini che i rifiuti possono diventare una risorsa. Sì, il cambiamento di un'abitudine, di una qualsiasi abitudine, anche della più semplice, diventa per l'essere umano un problema. È una constatazione di fatto, diciamo, psicologica che siamo davanti agli occhi di tutti da sempre. Però in questo caso il disagio potrebbe essere maggiore, quindi è necessario creare l'idea di dove si deve arrivare trattando bene i rifiuti sin dalla loro origine nelle famiglie, per far capire che trattati al modo giusto non sono dei rifiuti ma possono diventare delle grandi risorse. Come diventano delle risorse? Siccome l'Unione ha progettato il ciclo completo dello smaltimento oltre alla raccolta porta a porta. Ci abbiamo messo un po', però adesso costruiremo il biodigestore dell'umido, quindi l'umido raccolto diventa il carburante di una centrale elettrica, e i sindaci hanno già deliberato di reinvestire tutto il risparmio a favore dei cittadini per diminuire il costo della raccolta e del conferimento. Inoltre questo renderà, diciamo, quel prodotto necessario, rifiuti zero, che è, diciamo, lo smaltimento ecocompatibile chiesto dall'Unione Europea, ma soprattutto necessario perché i nostri figli possano vivere in un ambiente pulito. Accanto al biodigestore nascerà un centro per la lavorazione e la pressatura della plastica, lo stesso per la carta e lo stesso per gli ingombranti, dei quali una parte sarà aggiustata per scopi sociali, quelli, diciamo, che possono avere ancora una nuova vita, ed altri saranno demoliti e ridotti in pezzi per essere rivenduti. Quindi, come vedete, da tutto questo arriverà una risorsa, però il fulcro di questo è il cittadino che deve capire che differenziando questo rifiuto lo fa diventare una risorsa, quindi non pagherà più la tassa rifiuti ma avrà un vantaggio, oltre a non pagare avrà il vantaggio di vivere in un ambiente pulito. Dottore Campisano, come sarà implementato il servizio di raccolta differenziata? Sì, noi partiremo subito con una prima fase che si dedicherà alla campagna di comunicazione e sensibilizzazione. Cercheremo di tenere ben presente quelle che saranno le utenze domestiche dalle utenze non domestiche. Successivamente a questa prima fase seguirà la consegna dei kit che verranno dati sia a entrambe le utenze, e dove ogni singola famiglia dovrà a sua volta differenziare i rifiuti. Noi andremo a dare dei mastelli dove conferire la frazione umida per la frazione umida, la carta per la carta e il multimateriale.
e successivamente verrà stilato un ecocalendario dove ogni singola frazione sarà deputato un giorno di raccolta. Fino ad oggi ogni comune ha tentato di fare la raccolta differenziata in modo improvvisato, ma senza buoni risultati. Finalmente abbiamo fatto un unico progetto che coinvolge 5 comuni limitrofi. Non è una cosa da poco, perché i comuni hanno tutte le stesse caratteristiche e quindi i cittadini si possono meglio sensibilizzare al problema. Per quanto concerne la tempistica? Allora, la tempistica, noi abbiamo consegnato l'appalto, abbiamo fatto la consegna sotto riserva di legge, faremo il contratto a breve. E l'impresa ha 90 giorni di tempo per avviare il servizio porta a porta, quindi il tempo massimo è metà ottobre, ma le prerogative sono migliori, cioè noi vorremmo attuarla credo subito dopo il mese di agosto.